Italia! Ciao a tutti e bentornati o benvenuti sul canale. Sì, sono in pigiama perché sono le 9:45 del mattino. Quindi prima di tutto ringraziamo il cielo che io sia già in piedi. Oggi siamo qui riuniti dopo tantissimo tempo che non ci vediamo nella casa di zio Kevin, perché ho deciso di lasciare i miei amici youtuber decidere che cosa mangerò per tutta quanta questa giornata. Prima di andare avanti, ovviamente iscrivetevi al canale e mettete un pollice in su se vi piace questo tipo di video, e andate a seguirmi pure su Instagram. E per questa colazione ho deciso di interpellare l'unica persona che mi farà mangiare sano molto probabilmente per queste 24 ore, che è Riccardo Benedetti, il mio caro amico, nonché fidanzato di Melissa Tani, nonché colei che sceglierà il pranzo. E già qua me sto a cagare in mano, ve lo dico. Melissa sembra tanto carina e tranquilla, ma poi quando si sbizzarisce, che bello! Sentiamo subito che cosa mi dice Riccardo di mangiarmi per colazione. Allora, zio Kevin, per questa colazione, vabbè, come ben sai, mi piace iniziare la giornata con una bella colazione super proteica. Quindi prendi un bel frullatore, ci butti dentro 200 ml di latte vegetale o latte normale se non è quello vegetale, poi un bel miserino bello pieno di proteine in polvere, fragole, spero che tu ce le abbia, se non ce le hai metti una banana, ghiaccio e frulli per bene. Il contenuto del cioè quello che hai frullato lo butti nella tazza e dentro ci inzuppi 5-6 fette biscottate, e come terza cosa ti mangi 15 grammi di frutta secca, non so, tipo mandorle, nocciole. E niente, questa sarà la tua super colazione, che è anche un po' veloce da fare, perché tanto sei sempre con i tempi contati. E niente, spero che ti piaccia e buona giornata. Meraviglioso, grazie Riccardo. Mi accingo a preparare il tutto. Anche se mi aspettavo mi facesse preparare i pancake, perché Riccardo è famosissimo per queste ricettine proteiche che fa, mi aspettavo mi facesse preparare i pancake e io non avevo niente per prepararli, quindi sarei dovuto uscire di casa e in più non avevo cucinato. Quindi sono contentissimo per questa colazione. Calcolate che in realtà l'unica cosa che faccio, così come mi ha detto lui la colazione, è il frullato. Perché io la mattina prendo sempre, da quando inizio a fare palestra, faccio un frullato con frutta, latte e le proteine, ma lo accompagno sempre tipo con del pane tostato e la cioccolata proteica. Intanto prepariamo sto frullato. Ovviamente non ho le fragole, ma dovrei avere la banana. Ok, allora Riccardo ha detto 200 ml. Ovviamente qua c'è segnato 250, famo così, beh. Dopodiché inseriamo la banana, Dopodiché le proteine che ci vorrei a mettere sono queste qua di Foodspring, che sono al sapore di cocco. E ne metto un misurino. Il ghiaccio. Mettiamo giusto qualche goccetto di ghiaccio. Ok, frulliamo. Ok ragazzi, siamo pronti per fare questo esperimento di cose che non ho mai mangiato. Che io queste qui, che sono le proteine di Foodspring, che sto amando, sono il cocco e non le ho mai mischiate alla banana. Perché mi faccio al giorno due frullati con le proteine, uno la mattina e uno subito dopo che ho fatto palestra. In tipo una settimana mi sono quasi finito 750 grammi di prodotto, che è veramente un sacco, fra l'altro. Beh, proviamolo così, va? Buono. Adoro. Ma stamattina mi manca tanto lei. La cioccolata proteica! Perché dovete sapere che da quando ho iniziato a mangiare le cose di Foodspring, perché sto a dieta, la mia vita è un'altra cosa. Nel senso che quando sto a dieta tutto quello che mangio è un compromesso. Questo acqua, che oggi mi dispiace non mangiare, la mangio veramente almeno una o due volte al giorno, perché appunto la mattina mi faccio il pane tostato con la cioccolata di Foodspring, oppure come spuntino il pomeriggio, perché hai il 42% di carboidrati in meno ed è proteica e il sapore è buono. In più io Foodspring ve lo consiglio perché ha dei prezzi molto competitivi, ha dei prezzi molto abbordabili, che è una cosa essenziale per persone che come noi non navigano nell'oro, ecco. Sto provando i prodotti Foodspring in realtà da un po'. Comunque, se volete provare a farvi un giro sul sito di Foodspring, perché siete curiosi o volete vedere i prezzi o volete vedere che cose vendono, trovate il link qua sotto nell'info box, insieme a un codice sconto che avrete se volete acquistare. Che rea, voglio dire, un codice sconto non fa mai male. Mo proviamo a inzuppare fette biscottate, ecco. La mia vita è assunta in 20 secondi. Sento al frullato, boh, sta cosa non ho mai fatta. Infatti, bravo Riccardo, grazie mille. Io vi consiglio di prendere, se fate uso di proteine, queste al cocco, regà, sono spaziali. La cioccolata proteica, questo, che è una bevanda a base proteica di cocco ananas, che regà, al frigo è tutto, cioè vi salva la vita in una merenda di pomeriggio d'estate. Quindi sì, per me queste sono tipo le top 3 cose che una persona deve provare da Foodspring una volta che fa un ordine.
e adesso finisco la mia colazione super proteica e poi esco perché devo fare delle commissioni. E noi ci vediamo a pranzo con Melissa Tanni, che veramente, raga, non so pronto psicologicamente a quello che mi farà fa quella. È arrivato il momento de magna e sentimo Melissa che cosa ha scelto di farmi mangiare. Ho un'ansia non minimamente paragonabile a niente sulla faccia della terra, perché conoscendo Melissa si starà veramente sbizzarrendo e divertendo. Ehi, piccolo Kevin. Vabbè, sono troppo contenta che mi hai chiesto di partecipare a questo video. Io non lo so ancora. E allora, per il tuo pranzetto ho pensato di farti fare come primo delle crepe salate, e magari con all'interno del prosciutto cotto e formaggio. Sì, dai. Mentre come secondo devi farti la cotoletta. Ovviamente devi fare tutto te con le tue manine, non è che vai a comprare cose, no, tutto tu. E con le patatine fritte. Spero che ti piaccia e niente, non vedo l'ora di vedere il video. Bacione! Mi sei fantastica, veramente grazie mille. Avevo talmente tanta voglia di cucinare che non ho idea. In questo momento vorrei avere tipo una golf e dirle fai tutto te e poi facciamo finta che l'ho fatto io. Insomma, andiamo a preparare perché sto a morire di fame. Che poi quello che voglio capire è questa accoppiata come ne è uscita fuori di farmi fare le cotolette con le patatine fritte e niente, le crepe salate con formaggio e prosciutto cotto. Tutto a posto! Ok, direi di partire con le crepe salate, che in realtà non so esattamente cosa significhi. Nel senso, le crepe salate non sono identiche alle crepe normali, ma con dentro le cose salate invece che la Nutella. Ma prima prendiamo il libro delle ombre, il ricettario contenente tutti i nostri incantesimi. Allora, quindi ci serviranno due uova, 120 g di farina, 250 ml di latte e evitiamo il burro magari. No, che di pipistrello! ml di lacrime di hater! 125 g di caso umano tritato! Un pizzico di recenza. E poi mischiamo il tutto. Voi non capite quanto io non volessi cucinare e Melissa neanche può capirlo, perché tanto lei non cucina, perché cucina solamente il suo ragazzo, quindi non sa cosa significa dover cucinare e poi anche lavare i piatti. Adesso aggiungiamo le fettine di culo e di ossa di tutte le persone che ci hanno rovinato la vita e la arrotoliamo come francese. Visto che altrimenti mi si raffreddano, intanto ho intenzione di mangiarmi queste crepe salate, che fra l'altro penso sia la prima volta proprio che me le cucino in tutta la mia vita. Va, passiamo un po' all'assaggio, va, di questo primo scelto dalla nostra chef maledetta. In realtà, ragazzi, per la crepe si sente poco o niente. Una fame bestiale. Beh, raga, io piuttosto che mangiarmi anche l'altra crepe direi di andare a preparare le cotolette. Adesso devo anche preparare la cotoletta fatta in casa con pan grattato e patatine fritte che non ho mai fatto da solo. In più non ho il pollo in casa e l'unica cosa che ho è fettine di controfiletto di bovino adulto. Quindi oggi prepareremo la cotoletta di zio Kevin. Ma partiamo con le patate fritte che non ho surgelate. Dovrò capare le patate, tagliarle e friggerle. Melissa, te a me questa me la paghi, te lo giuro. Cioè, vi rendete conto che Melissa Tani mi sta a far capare le patate? Che manco mia madre a Natale per aiutarla a prepararci cenone. Dopodiché facciamo a queste patate quello che la vita ha fatto con noi. Fettine sottili sottili, mi raccomando, eh. Ta-da! Un cuoco provetto, un cuoco provetto. Metta Parodi, mi fa venire a spiccio a casa il mercoledì, il venerdì, a settimana alterne, grazie mille. Ok, mentre aspetto che si riscaldi l'olio per friggere le patatine, facciamo sta bene amata cotoletta. E zio Kevin, perché non è corpollo, vabbè. Allora, abbiamo il pan grattato e ce ne mettiamo poco perché tanto ce ne devo fa solamente una, quindi. Oddio, mi stavo scordando lo step importante, la tontina nell'uovo. Oddio, Melissa, mi sei passata! Ok, raga, ho deciso che la bagno con solo l'albume d'uovo perché altrimenti un uovo andrebbe sprecato. Prendiamo e la immergiamo nel pan grattato come Dio ha fatto con me ai tempi dei tempi, immergendomi in una vita piena di povertà, ma è una gioia e casi umani. Ecco qua, molto facile, avete visto? Facile, facile. La nostra cotoletta lazio Kevin è pronta per essere cotta. Intanto si è pronto l'olio, quindi andiamo a mettere le patate a friggere.
già preso le prime, raga, sembrano tipo troppo le patatine, capito? Quelle da ristorante, sono troppo fiero. Grazie Melissa, mi hai fatto cucinare per tipo 2 ore della mia vita. Grazie a Dio che hanno inventato Just Eat. Niente, qui ci sono le mie patatonzole fritte. Troppo soddisfatto, raga, guardate che belle che sono venute. Le ho salate. Buone. E qua c'è la cotoletta alla zio Kevin. Mi ho preso la salsa perché boh, ce la vorrei provare. Vabbè, fatemi mettere un po' di patatonzole qua. Perché io faccio solo casini nella mia vita? Poi raga, cioè mangiare così pesante e fritto, al di là del fatto che io sono a dieta, in più con questo caldo, chissà, mamma mia, ti giuro, mi devi un pranzo, ma mi devi uno di quei pasti talmente costosi e talmente buoni che vedi te. Io sento già lo stomaco che mi dice vada a sedere sua tazza del cesto, ok? Cioè sta in cucina con sto callo, a cucina davanti i fornelli. Mamme di tutto il mondo, papà di tutto il mondo che cucinate con sto gallo, avete il mio rispetto. Ho finito la mia cotoletta. Io adesso mangio proprio altre 2 patatine e ci aggiorniamo dopo per il momento della merenda, per scoprire insieme che cosa dovrò mangiare. Ok ragazzi, eccoci qui tornati. Sono le 17:28 ed è decisamente arrivato il momento di fare merenda. Ho chiesto alla mia amica sarda, quella che vive a Cagliari ragazzi, di scegliere cosa di mandare a mangiare. Quindi sentiamo Federica lì che cosa ha deciso di farmi mangiare. Bene bene, momento dello spuntino pomeridiano. Allora, dal momento che io mi sto allenando in questi mesi e quindi devo anche mangiare, diciamo, più sano possibile. Sono con te, sorella. Ho deciso di farti ciccioneggiare al mio posto, così ingrassi pure per me. E come spuntino pomeridiano, dal momento che io ho questa voglia di cibo grasso e malsano, io ti direi di mangiare un bel waffle con Nutella, panna montata, fragole e meringhe. Beh, mia madre sopra non ce la mettiamo, mamma. Se ci sono le meringhe, va bene anche, non so, tipo granella di nocciole o queste cose così. Buon appetito. Mi sentirò molto molto in colpa per la dieta. Io sono contento, la prima cosa decente. Il discorso adesso è io i waffle di bio. Corro al supermercato e andiamo a vedere insieme se troviamo dei waffle e anche le fragole, perché non ho le fragole in casa, come abbiamo visto questa mattina. Niente, tutti quanti pistari per le fragole comunque, anche Riccardo. Non ci stanno le fragole, ci stanno solamente o questi qua o i mirtilli. E penso di prendere i mirtilli e ho già trovato. Adoro. Questi sono tipo i waffle già preparati, quindi dovrò tipo metterli sulla, in padella oppure nel tostapane. E ho fatto così, almeno non devo cucinare. Ok, sono arrivato a casa, è arrivato il momento di prepararci lo spuntino, che non è uno spuntino, è più che impasto completo. Io comunque non vorrei rima, benedetta parola, ti dovrò ricordare come ti dicevo a pranzo, che poi veni a 2 settimane alterne, mercoledì e venerdì a casa. Vai, assaggiamo. Anche se io tipo sti waffle li avevo già provati, mi ricordo. E i waffle in per sé non sono niente di che, raga. Però non c'è niente che la panna insieme a Nandella non possa migliorare. Uno spuntino molto grasso. Ma infatti, conoscendomi, sicuramente dopo che avrò finito di mangiarmeli, mi pieranno tipo, sapete quei sensi di colpa brutti, brutti, brutti? Adesso mi finisco questo spuntino e ci vediamo per la cena che sceglieranno le mie amigas a Milano, ma in realtà di origini romane, like for you. Quindi ci vediamo stasera a cena. Bene ragazzi, eccoci qui ritrovati. Si sono fatte le 21:13 ed è decisamente arrivata l'ora de magnè. Sentiamo che cosa hanno deciso di farmi mangiare per cena. E noi deciso, noi deciso. Allora, recap. Devi mangiare per cena il nostro piatto base di quando non c'è niente dentro casa, cioè couscous. Ci vogliono 5 minuti facile. Con, vabbè, sale e pepe. Un filetto d'olio. Pepe importante. Pepe importante, ce lo devi mettere. Poi tonno, quello con l'olio. Ce lo scoli dentro. Ce lo scoli dentro. Un pochino di mais. Sì. E un cucchiaino di maionese. Ma pure 2 cucchiai. Pure 2 cucchiai, così. Adesso devo trovare il couscous prima di tutto. E devo pure capire come cavolo si cucina. Boh raga, ma che ne so, qua ci stanno queste istruzioni. Io mi faccio 2 porzioni, che se non mangio il secondo
Almeno mi riempio con solo sto couscous. Ok raga, l'acqua è pronta. Passiamo. Oddio quanto cazzo peso. Passiamo a mettere l'acqua bollente qua dentro. Non so perché, ma ho la netta sensazione di aver sbagliato qualcosa. Raga, io non capisco, ma è pronto. Non lo capisco. Ok, qui ho tutti quanti gli ingredienti che le due cacagazzi mi hanno ordinato di mettere all'interno del nostro couscous, che ancora non si è capito se sia cotto o meno, o se mi verrà un'indigestione, vabbè. Non so se capite l'importanza di questo piatto. Andiamo e mangiamo perché sto a morire di fame. Proviamo un po', sta amiche mie di Milano, vecchie romane. Secondo me questo freddo è una bomba. Mazza, raga. È buono, che pericolo. Andavo abbastanza a posto con la mia dieta. Alla fine non è, cioè, pensavo mi facessero mangiare cose molto peggiori, tipo pizza o McDonald's. Bisogna bravi. Adoro. E niente raga, il video finisce qui. Io spero che vi sia piaciuto. Lasciatemi un pollice in su e iscrivetevi al canale se è così. Io vi mando un grandissimo bacio. Vi ringrazio veramente per aver visto questo video. E ringrazio i miei amici per avermi complicato la vita oggi. E niente, noi ci vediamo al prossimo video.